della seduta dica quello che vuole, ha un effetto negativo rispetto anche alla buona volontà che alcuni parlamentari che sono qui manifestano, che il fatto che questo momento è utile per sollecitare il governo su questioni importanti, per sollecitare interrogazioni, per richiamare fatti che riguardano le emergenze che si sono verificate nella giornata, altrimenti ne facciamo un momento che non servirà più a nulla, e io quindi mi permetto di sollecitare dalla parte della Presidenza un utilizzo attento del regolamento che consente la discussione a fine seduta. Sì, d'accordo, ne parlerò nella conferenza dei capigruppo di questo. Certo, c'è il regolamento, giusto. Allora, allo stesso modo, direi di adesso, ci sono tre interventi e poi chiudiamo. Basilio, Vacca, Baroni. Quindi do la parola alla deputata Basilio. Egregio Presidente, grazie. Colleghi deputati, quelli rimasti vi ringrazio. Vogliamo portare alla vostra attenzione il caso Caffaro della città di Brescia, caso che ha riacceso i riflettori con la trasmissione presa diretta del 31 marzo 2013. Riteniamo che il caso in questione sia di rilevanza e di gravità assoluta, tanto da costituire uno dei 57 siti di interesse nazionale, individuati dal Ministero dell'Ambiente già nel febbraio del 2003. Da anni il Movimento 5 Stelle si occupa di questo sito, affiancando i comitati cittadini, ma solo la nostra presenza in Parlamento finalmente ci permette di esporvi il caso in maniera diretta. Alcuni dati significativi. Il territorio inquinato è di 7 km quadrati, coinvolgendo una popolazione di circa 30.000 cittadini, con livelli di contaminazione del sangue da diossine decine di volte superiori a quelli degli abitanti di Taranto, più elevati di quelli dei cittadini di Seveso, insomma, senza riscontri al mondo, secondo la letteratura scientifica. Per mezzo secolo dall'azienda Caffaro è stato sversato nel silenzio e nell'ignoranza, vogliamo credere e sperare, della gestione, un prodotto chimico universalmente considerato altamente cancerogeno e dannoso per la vita, i policlorobifenili o PCB. 150 tonnellate di PCB sono state riversate nelle rocce limitrofe al sito industriale, contaminando le falde e i terreni agricoli che venivano irrigati con quelle acque. Di conseguenza i PCB, insieme alle diossine, sono entrati nella catena alimentare, arrivando fino ai vertici, ovvero nel sangue e nei tessuti degli esseri umani. Attraverso il latte materno, le madri hanno trasmesso ai loro figli queste sostanze, che per il livello di tossicità vengono paragonati alla diossina di Seveso, come ha recentemente sancito lo IARC, l'Istituto per la Ricerca sul Cancro dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Riteniamo che il problema sia stato sottovalutato da tutte le istituzioni ad ogni livello per troppo tempo, così come riteniamo che vi sia una lapalissiana correlazione tra l'attività produttiva della Caffaro e l'alta incidenza di malattie tumorali riscontrata nella popolazione attorno al SIN in questione. Si è voluto colpevolmente far credere che la bonifica potesse essere rinviata alle calende greche, surrogata ad un'ordinanza del sindaco di emergenza reiterata di 6 mesi in 6 mesi, da 11 anni, di interdizione a qualsiasi uso dei suoli da parte dei cittadini. Ordinanza che tutti sanno non poteva e non può essere rispettata, esponendo ancora oggi i cittadini alla contaminazione. Premesso ciò, siamo a chiedere che il ministro Clini venga a relazionare in aula in merito alla bonifica del SIN Caffaro, che quantifichi le risorse stanziate per gli interventi, quelle finora spese e le tempistiche previste per questa bonifica. Infine, data la rilevanza del caso Caffaro e considerato che la proposta fatta dai nostri colleghi del Movimento 5 Stelle in Regione Lombardia in merito alla creazione di una commissione speciale per avviare la bonifica dei siti interessati da inquinamento industriale non è stata supportata da alcun partito politico, siamo qui a chiedere a voi tutti, Presidente e colleghi deputati, di valutare l'istituzione di una commissione parlamentare o ancor meglio un vostro palese intervento affinché tale commissione possa essere creata nel più breve tempo possibile presso la nostra Regione Lombardia. Grazie per l'attenzione. Grazie. Il deputato Vacca. Grazie Presidente, e mi riallaccio all'intervento della collega Sarti per portare all'attenzione della Camera, il mio intervento sarà brevissimo, rassicuro i colleghi, e per portare all'attenzione della Camera le terrificanti parole
contenute nella lettera anonima del 2 aprile al PM di Matteo, parole mafiose indirizzate a governi di comici e la parola che tutti quanti abbiamo letto e conosciamo. Se gli organi di stampa in buona parte hanno taciuto, sussurrato questa notizia, noi crediamo che simili messaggi non debbano essere in alcun modo sottovalutati, soprattutto alla luce delle preoccupazioni